Ehi, ciao! Guardate in che luogo incredibile e meraviglioso vi porto oggi. Pensate, si trova in pieno centro eppure in pochi lo conoscono. Oggi ve lo voglio quindi raccontare, ma non sarò da solo perché con me c'è Anna di Torino Giovani. Ciao Anna! Dove ci troviamo? Ciao Andrea, ci troviamo nella Cappella dei Mercanti e pensa, si trova proprio a fianco alla sede di Torino Giovani. È un posto che, come hai detto tu, non conoscono in tanti, però merita moltissimo. E beh, allora non posso fare altro che raccontarvelo e raccontarlo insieme. La Cappella dei Mercanti, Negozianti e Banchieri, più nota semplicemente come Cappella dei Mercanti, si trova in via Garibaldi 25 e dal 2017 è stata restituita al pubblico. Si tratta di una costruzione di fine 1600, nata per essere sede della Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti di Torino, ed è nata per essere uno spazio di incontro e di preghiera. Oggi è un luogo meraviglioso in cui immergersi. Quando la cappella è stata costruita nel 1692, questa non si chiamava ancora via Garibaldi, ma via Dora Grossa. Ciò che da subito ha caratterizzato la cappella qui all'interno è la cura artistica. Pensate, l'arricchimento è andato avanti per quasi 20 anni e oggi è questa piccola bomboniera. Il tema che ricorre in tutti i quadri, in tutte le opere, è l'Epifania. L'Epifania, intesa come la manifestazione di Cristo ai potenti della terra, è il tema che ricorre in tutte queste opere. Ah, subito una curiosità, le statue che sembrano di marmo in realtà non lo sono, ma si tratta di legno marmorizzato. Rappresentano i papi e i padri della Chiesa. E poi ci sono i dipinti posizionati in due decenni con raccontata soprattutto la storia dei Re Magi. L'altare del 1797 e infine la volta in stile barocco raffigura il paradiso, profeti, sibille ed episodi biblici. È di fine 600. Oltre alla sala principale c'è anche una sagrestia, dove mi trovo adesso, in cui ci sono tanti oggetti sacri, ma c'è uno in particolare che è davvero curioso e incredibile. Ed è questo, si chiama il calendario perpetuo. Anna, di cosa si tratta? È una macchina da calcolo tra le più antiche e permette di fare un calcolo calendariale dall'anno 0 all'anno 4000, realizzato da Giovanni Plana nel 1832. Caspita, pensate, quello era un mondo, immaginatevelo, senza né calendari né certamente internet. Quindi per avere alcune informazioni su una data precisa diventava complicato, ad esempio sapere che giorno era in una certa data piuttosto che sapere che luna ci fosse, immaginate, per l'agricoltura. E quindi Giovanni Plana ha creato questo, il calendario perpetuo, che permette di risalire a queste informazioni dall'anno 0 all'anno 4000. Bene, questa era la Cappella dei Mercanti. Come vi dicevo, ci sono giorni e orari precisi in cui poterla venire a visitare e ce li dice Anna. Allora, la Cappella dei Mercanti è aperta il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 a mezzogiorno. Tutti gli altri giorni su prenotazione. Bene, quindi ora sapete una cosa in più su Torino, su questa piccola bomboniera, e noi come sempre ci vediamo in giro per Torino.